tutti cristalline e cristalline, nel video di oggi, come leggete dal titolo, andremo a scoprire queste creazioni in resina. Allora, io ho provato a fare un effetto un po' particolare, che se non è venuto è un fail totale perché praticamente tutte queste cose sono con quell'effetto. Quindi iniziamo dagli scarti, avevo del bianco, quindi col bianco che si ci fa? I teschietti, perché sì, cioè, i teschietti sono stupendi. Ne è rimasto anche parecchio di scarto, quindi ne sono venuti pure un bel po', ma tra poco sarà Halloween, quindi perché no? Cioè, piano piano mi porto avanti. E altra cosa è bianca, è questa mano scheletrica, è venuta un po' macchiata dal pigmento e se non altro si è pulito lo stampo. Ok, andiamo avanti con questi fiocchetti. Questo è un semplice fiocchetto bianco. Poi cominciamo con allora, questo è un mix di colori tra bianco e celeste. E devo dire che non è venuto per niente qua l'effetto, quindi cominciamo bene. Io proseguirei con le perle. Anche le perle, direi che non sono venute bene. Cioè, l'effetto che volevo dare non è per niente questo. Speriamo bene nelle altre cose. Ok, proviamo con queste, magari sono venute un po' meglio. Ok, qua già l'effetto è venuto un po' di più, perché volevo fare tipo un effetto nuvola e diciamo che in alcune parti, tipo qua, si vede un po' tutto questo effettino. Poi direi di passare direttamente a questi cammei. Allora, prima levo la chiavetta, che è semplicemente sfumata dall'azzurro al bianco. Accendolino che c'era, anche questo molto semplice sfumato. Poi vediamo questi. Già qua si vede un po' di più. Mi piace questo effetto che ha fatto. Non so se ci farò uno sfondo o meno, perché magari col bianco sotto si vede un po' di più che azzurro, però non so. È già tanto carino così. Qua ho provato a sfumarlo con lo stuzzicadenti, ma sembra più fumo che nuvola. Questo non lo so, niente di che. Questo già mi piace un po' di più. Mentre questo è venuto molto, 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 molto più bianco. Oddio, mi piace la sfumatura, però non so, così forse è troppo trasparente. Mi dovrei fare uno stratellino azzurrino. Forse è più carino. Ok, questo è molto più sfumato, mi piace di più. E mi ricorda anche di più una nuvola. Sì, mi piace. Questo qua è venuta questa sfumatura un po' particolare, nel senso che c'è e non c'è. Non lo so, non mi fa impazzire neanche questo. Diciamo che mi aspettavo qualcos'altro, un po' più particolare. Anche questo non mi sa di nuvola nel cielo.
Questo di qua già è più carino. Sì. Devo dire che ce ne sono un paio che sono venuti veramente bellini, quindi ci dovrò lavorare un po' su questo effetto perché questi mi piacciono veramente tanto. Ora c'è l'ultimo, che spero che sia venuto bene perché è il mio preferito. Sì, questo mi piace di più. Non so com'è. Guardate che bellino. Mi piace tutto questo effetto di qua che si vede varie profondità perché sono più strati, quindi questo mi piace molto. E per ultimo ho provato a fare il bracciale, quindi spero vivamente che sia venuto decente. Ed eccolo qua. Diciamo che visto così mi ricorda forse un po' più il mare, perché non lo so, mi ricordano le onde. Sicuramente avrei dovuto mescolarlo un po' meglio perché ho fatto prima il primo strato, poi ho messo il secondo e aspettavo che questo bianco fosse un po' più asciutto. Forse avrei dovuto fare il contrario e mettere prima l'azzurro e poi il bianco, però non mi dispiace più di tanto. E niente ragazzi, queste sono le mie creazioni di oggi, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!